Ciao, ciao ragazzi, io sono Alessia. E io sono Giada. Ciao, io sono Daniele Davi. Ciao, sono Trashok. Allora, dovete sapere che oggi è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Quindi, per festeggiarla, noi andiamo a scoprire una delle caratteristiche più importanti delle culture straniere: il cibo. Partiamo dal presupposto che sono di buona forchetta, quindi dovrete stupirmi. Dai raga, sono curioso, fatemi provare qualcosa di nuovo. Iniziamo bene. Dio, ma cos'è sta roba? Ok, presumo sia cinese. Prendiamola più difficile. Dimmi se ci vedi. Si chiama un cocoliche de fideos. Spero non sia un presagio, cioè il nome non è invitantissimo. Come se facessi un dolce che si chiamasse di diarrea. Madonna. Ideogrammi. Siamo sull'orientale, Giada. C'è un polipo, qua c'è un polipo. Questo devi morderlo, eh? Vai, come morderlo? La metà lo mangio io, ma... Aspetta, perché già mi manca lento. Ho paura. È appiccicoso. È sudaticcio. Dov'è? Poi te. Sembra tipo la consistenza di un torgoncino. Secondo me, torgoncino matcha. È verde. Come c'è? C'è qualcosa che non va. Hanno quel tipico sapore delle gallette di riso, che non sanno di niente. Procederei con qualcosina da bere, tu cosa dici Giada? Assolutamente. Ci siamo. Dai, avanti con il prossimo che ho fame. Ok, questo è molto piccolo. Ah beh, Kit Kat, però è verde. Ci sono delle foglie, presumo non sia l'erba. Oddio, era molto più bello in foto che dal vivo. Mogu Mogu. Sembra così per i bambini il Mogu Mogu. C'è una faccina carinissima sul tappo. No raga, è buonissimo. Cioè, di un altro pianeta. A me sembra cioccolato bianco, però ha un retrogusto di qualcosa che non riesco a capire cosa. Dov'è? Dov'è? E al tè verde. Mi ricordo delle caramelle buonissime che mangiavo da piccola, ma non mi ricordo più quali erano. Cade qualcosa insieme al succo. Era mega buono. Sono pezzettini di mango. Mogu Mogu è un mango. E no, sembra. Sai quando fai il latte e poi ti rimane un po' di biscotto? Mango. Oh, finalmente si beve. Ok, sono pronta. Voi riuscite a capire questi simboli? Fa di cioccolato. Non si può aprire. Non si apre. Ok, questo è tentato omicidio. Che carini, sono degli schiavini. Wow. Appiccicosi. Una per me, una... Non hanno usato. Beh, però in realtà ci sta, un buon profumino. Boh, come consistenza quella della Big Bubble. Buonissimo. No, a me non piace raga. Bene, direi che proseguiamo. Un altro? No, Ali, aspetta che adesso tocca a te. Io mi vendico. Ma con lei siete stati buoni, però. Ah, c'è anche da mettere un... Cosa? La salsina? Un po' di salsina. La mettiamo? Sì o no? Vai, stiamo provando. Tieni conto che è come se fosse una lingua di gatto, ok? Che buono. Assaggio anch'io. Ma è salato. Oh, attenzione. È tutta la polverina nel naso. La polverina? Ok. È... Ci sono. Ops. C'era scritto... Don't eat. Come don't eat? Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa fantastica avventura. C'erano cose buone, altre cose meno buone. Però arrivati a questo punto ci terrei a dirvi che per quanto riguarda la giornata della diversità che è oggi, ricordatevi di aprire le vostre menti. La diversità può essere un punto di incontro, non necessariamente di scontro e di distacco. Una cosa importantissima è di non fermarsi mai davanti ai pregiudizi, non dare nulla per escluso. Di non porvi nelle condizioni di non assaggiare, non provare, non scoprire. Siate curiosi di qualsiasi cosa. Curiosi e coraggiosi. Esatto.